Grazie Damiano, ciao Lorella, eccoci qua pronti, siamo ancora in compagnia di Stefano De Veteris per questa seconda puntata del Bello del Benessere. Cosa ci presenti oggi Stefano? Ciao Marina, oggi vi farò vedere The Mix by Piloxing. Che è una declinazione del Piloxing che abbiamo conosciuto nella prima puntata del Bello del Benessere? Non proprio, è stato sempre creato da Viveka Jensen in compagnia di un famosissimo ballerino americano, okay. E lui balla con Kylie Minogue, Britney Spears, Madonna, a livello internazionale, e ha voluto creare un programma totalmente dance, quindi 100% ballo. Ballo molto recente, perché è stato presentato da poco, giusto? Proprio nel 2018, quando? Esatto, è un programma nuovissimo. Io sono stato a Los Angeles a gennaio 2018 e l'abbiamo lanciato per la prima volta a Rimini Wellness, proprio quest'anno. Che bello! Quindi è molto dance, ma come si può differenziare The Mix by Piloxing da una classe di normale dancing? Marina, hai mai visto un video musicale e hai mai pensato voglio diventare come le ballerine di Beyoncé? Ok, quindi si entra un po' anche nel personaggio. Questo è The Mix, ballare come se fossi la protagonista di un videoclip del tuo beniamino, della tua pop star preferita. Quindi immagino la musica molto... Sì, molto commerciale, quella che ascolti in radio, quella che ascolti in macchina, insomma. Fantastico, noi vediamo che alle nostre spalle ci sono le girls. Oh, siete pronte ragazze? Siete pronte? Ah, guarda come sono stilose, vedi? Anche il look cambia, no? Assolutamente. Siamo con le scarpe da ginnastica. E utilizziamo le scarpe perché comunque è un programma dance, si balla tanto, perciò abbiamo bisogno delle scarpe per ammortizzare bene tutti i nostri movimenti. Okay. Lo stile è particolare perché si passa dal video dance, quindi a musica commerciale, musica house, old school, new style, quindi tutti i generi dell'hip hop. Abbraccia davvero tanti generi, ma non latino, non si balla latino. Quindi tutto molto video dance. Tranne quello. Esatto, appunto proviene da Los Angeles, che è la mecca del video dance, dei videoclip, quindi è proprio un programma diverso dagli altri. Allora partiamo subito e facciamo scoprire anche a voi The Mix by Piloxing. Sì, ok, bene. Musica? Ragazze, ci siete? Pronte? Cariche? Ok, cominciamo pure. Musica! Questa è Closer di Nio. Io vengo dietro di te così vedo meglio i passi. Sì, la conosci? Certo. Bene, perfetto. La coreografia è molto semplice, guarda. 1, 2, 3, 4, up and down, up and down. Ci spostiamo di lato. 1, 2, mi accarezzo. 1, 2, dall'altra parte. 1, 2, molto sexy. Michael Jackson style. Sì, ma partiamo con 4 pose libere. Quello che volete. 3, 2, 1, go! E cambia posa! Hey! Sì, questa mi piace! Hey! Questa è molto velina! Ah sì! Yes! Facciamo sul serio, di qua andiamo! One in croce e torno! Qua! Giusto! Up. Cambio dall'altra parte, vai! One e torno! Molto sexy, vai! Guarda loro! Sì. E andiamo di qua. Destra, sinistra, resta qua. Ancora, vai. 1, 2. Aggiungiamo le braccia. 1, 2, doppio. L'ultimo. Ritornello, ci siamo. Qua. Up, up. Up and down, up and down. Ancora. Sì. Step, step, veloce. Ha, ha. Ha, ha. Braccio. Ha, ha. Ancora qui, 1, 2, sì, up and down, up and down, woo. Sì, vai, hey, hey, ancora, step, step, col braccio, hey, 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 sì, grandi, brave, brave ragazze, brave. E questo era The Mix by Piloxing. Mi sa che la prossima volta dovete venire anche voi, Damiano, Lorella. Vi aspettiamo. Vi abbiamo contagiato? Vi ripasso la linea. Ciao. Eccoci di nuovo insieme direttamente da Monticello Spa con la mia amica di avventure televisive Lorella Ridenti. Ciao, ciao Lorella. Ciao. Beppe Convertini e Alberta Rossi. Buongiorno. La proprietaria
di Monticello Spa. Alberta, stavamo parlando, intanto ringrazio Marina Graziani e Stefano De Vetris per averci fatto vedere questa bellissima lezione di piloxing. Continuiamo con l'intervista, Alberta, perché vorrei capire quali sono le novità di questo centro degli ultimi mesi. Mi hai accennato qualcosa prima. Circa un mese fa abbiamo fatto una bellissima inaugurazione perché l'investimento quest'anno è stato notevole. Abbiamo inaugurato 6 nuovi ambienti emozionali e abbiamo un pochino rifatto un po' il macchiaggio a tutta la struttura. Questi ambienti sono da un tepidarium che è la via di mezzo tra la stanza fredda e la sauna, quindi è uno step precedente giusto per prepararsi al calore della sauna. Piuttosto che ambienti più emozionali di rilassamento, guidato molto spesso con dei percorsi di vocali che ti aiutano a portarti a raggiungere un rilassamento mentale, quindi stanza ambiente della natura, stanza del sale piuttosto che del fuoco. Direi tutto molto bello, noi siamo sempre molto attivi, abbiamo fatto questo grosso investimento e ancora altri ne abbiamo in programma. Chi è il vostro cliente tipo, Alberta? Il nostro motto è lusso accessibile, quindi ci vogliamo rivolgere un po' a tutti. Direi che il nostro cliente si differenzia a seconda delle fasce giornaliere e delle fasce orarie e dei giorni. Quindi la fascia serale e i giorni e il weekend sono più prerogativa per un pubblico giovane che va dai 25-40 anni, mentre invece i giorni feriali è più per un pubblico adulto, non diciamo più vecchio, ma adulto. Ci siamo, in una delle fasce ci siamo. Che generalmente è anche un pubblico che apprezza molto di più la parte vera, no, della spa. I ragazzi giovani a volte vengono anche un po' per divertirsi. Bene. Però direi tutti. Bene. Beppe, riallacciandoci al discorso di prima della mens sana in corpore sano, cosa fai? Come fai tu a conciliare i ritmi che impongono il mondo dello spettacolo con la cura del sé? Beh, io direi che già viaggiare tanto e cambiare città ogni giorno ti aiuta a mantenerti in forma, perché in realtà proprio questo è l'essere in movimento che ti permette di mantenere una forma. L'essere sedentario invece, ovviamente, o comunque il non essere impegnato in determinate attività appunto lavorative e non, rende insomma sia la mente che il corpo, no, passivi. Invece bisogna sempre mantenersi molto attivi e quello ti aiuta molto. Poi è chiaro che tu puoi ritagliare sempre un po' di tempo, anche se sei in viaggio puoi ritagliarti un po' di tempo per fare ginnastica, che questo non vuol dire che devi andare in una palestra, che comunque l'ideale sarebbe quello, ma puoi fare anche ginnastica in una camera d'albergo, come puoi fare ginnastica ovunque. E come dicevo prima, anche camminare ti aiuta molto a mantenerti in forma. Insomma, lì è come tutte le cose della quotidianità, no? Se tu hai voglia di farlo, sicuramente riesci a ritagliarti il tempo. Ma è soprattutto una questione anche di testa, ecco perché mente e corpo vanno di pari passo, perché se tu inizi ad abituare la tua persona a fare sport e avere un'alimentazione insomma anche un po' più attenta, poi diciamo che il corpo tendenzialmente ti segue, stai, no? Anche con gli altri, stai, sì, bene, no, con te, no, ma poi ti segue proprio tendenzialmente, certo, il corpo, e quindi necessita di questa educazione che tu hai fornito, no? È un po' in tutte le cose, no? Come quando si lavora, che uno si impegna, fa del suo massimo e quindi è come dire spinto a fare delle cose, così anche per quanto riguarda lo sport, no? Certo. Alberta, io sono stato da poco ospite qui nella vostra struttura, quindi mi sono visto tutte le sale che ci sono. Una in particolare mi ha colpito, che è la crioterapia, se sbaglio, la criocamera. Ecco, mi piace molto parlare di questo. Che cos'è nello specifico? Allora, è la nostra ultima e più grossa novità. È chiamiamola camera, realmente è un po' improprio chiamarla camera perché è piccola per essere definita camera, dentro la quale si entra per 3 minuti a meno 130, meno 140 gradi. Spaventa, realmente io l'ho fatta anche tutti i giorni per un mese intero, però è incredibile gli effetti. Ci aiutano tantissimi personaggi nel mondo dello spettacolo perché la pubblicizzano gli sportivi. Anche noi. Assolutamente vi invito a provarla. Che cosa fa la criocamera? Lo shock termico è tale per cui il cervello va in allarme e quindi richiama tutto il nostro sistema immunitario ad intervenire per difendersi da questa
questa aggressione improvvisa e repentina, mettendo in moto tutta una serie di processi che fanno bene. Ma quali sono i benefici tangibili che si possono percepire? Perché il freddo non è una cosa proprio positivissima, almeno io che sono uno che sente freddo. Il freddo realmente è il più potente antinfiammatorio che abbiamo in natura, un antidolorifico. Rallenta l'invecchiamento cellulare. Infatti si mette il ghiaccio quando ti fai male, esatto, non è casuale. Esattamente. Si utilizza il ghiaccio. È un potente, quindi anti-aging, rallenta l'invecchiamento delle cellule, aumenta il metabolismo, soprattutto poi nelle ore successive, perché ovviamente le calorie che si bruciano sono tantissime, quindi è un coadiuvante per un buon dimagrimento ed è formidabile come trattamento post-traumatico per chi ha subito degli interventi o delle contusioni. Non a caso gli sportivi spesso ricorrono alla criocamera. Io entrerei con la sciarpa, ve lo dico, minimo con la sciarpa. Ma realmente ci sono delle parti del corpo che devono essere tutelate, perché sono le estremità, che sono ovviamente quelle dove la circolazione arriva più lentamente, sono le parti più lontane. Grazie, noi conosciamo Beppe come uomo di spettacolo, ma negli ultimi anni tu ti sei anche dedicato a delle importantissime missioni umanitarie e proprio nei giorni scorsi è stata inaugurata una mostra che ripercorre queste tappe, le ultime tappe, cioè della Birmania, giusto? Ci vuoi parlare della mostra? Sì, La loro vita non è un gioco è l'ultima mostra che è ancora in corso, fra l'altro al Palazzo Lombardia Milano, e racconta appunto fotograficamente quello che è stata l'ultima mia missione per Terre des Hommes in Birmania e quindi la mia visita nelle baraccopoli birmane, dove ci siamo occupati soprattutto dei bambini e quindi tutto quello che ha a che fare con l'istruzione, l'educazione, l'alimentazione, insomma tutto quello che è il fabbisogno primario in una situazione davvero disumana, perché poi le baraccopoli sono chiaramente in condizioni di vita precarissime. E questa è una delle tante missioni che ho fatto in giro per il mondo, perché sono stato già in campi profughi siriani, come nel bidonville di Haiti subito dopo il disastro che ci fu qualche anno fa, e così le baraccopoli e le favelas brasiliane. E questo è un modo proprio di dare un piccolo contributo, perché chi fa il mio mestiere, insomma, chi ha la possibilità di avere una popolarità, secondo me ha il dovere morale di sfruttare questa popolarità per poter aiutare il prossimo. E tutto ciò deriva anche dal fatto che ho perso papà a 17 anni e tutte le sere, mio padre aveva un tumore ai polmoni, tutte le sere, lui aveva anche delle metastasi, di cui una esterna, tutte le sere venivano questi medici volontari che gratuitamente si occupavano di lui, sia medicalmente, perché appunto tamponavano questa metastasi esterna sanguinante, e in più si occupavano di lui anche moralmente. Quindi insomma questo esempio straordinario di questi medici, che poi ne ho incontrati tanti nella vita di medici straordinari che si occupano in prima linea, come anche i Medici Senza Frontiere, sì, per esempio. Però ti ha incentivato molto questa sì cosa. Mi hanno fatto capire quanto sia importante aiutare il prossimo. Beppe, ti ringrazio, grazie Lorella, grazie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finita, grazie Alberta Rossi, grazie per aver partecipato, grazie. Ringraziamo Marina Graziani e Stefano De Veteris e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Grazie, ciao, ciao. A presto. Okay.